All'inizio dei tempi, Zeus guidò la vittoria degli dei dell'Olimpo contro i Titani durante la Titanomachia, la guerra tra gli dei e i Titani per il controllo dell'universo. Zeus divenne il signore degli dei, regnando sul mondo dal suo trono sul Monte Olimpo. Quando il dio alzava il braccio mostrando le sue potenti saette, gli altri dei si inchinavano in segno di rispetto. Nessun dio aveva tanta autorità quanto Zeus. Solo la dea Hera, moglie di Zeus, era rispettata quanto suo marito. Ma nemmeno lei poteva opporsi alla testardaggine del signore degli dei. Seppure amasse sua moglie, Zeus non le era fedele e aveva molte relazioni extraconiugali. Per questo motivo, Hera e Zeus litigavano costantemente a causa della sua infedeltà. Stanca di essere umiliata dal marito, la dea iniziò a complottare contro il signore dell'Olimpo. Anche gli altri dei dell'Olimpo erano stufi dell'arroganza e dell'egoismo di Zeus. Egli spadroneggiava sul mondo secondo la sua volontà. Sotto la guida di Hera, decisero di organizzare un colpo di stato contro il loro sovrano. Gli dei entrarono nella stanza dove Zeus dormiva in un maestoso letto. Poseidone e Apollo afferrarono le braccia del dio e lo incatenarono al letto, utilizzando potenti catene d'oro fatte da Efesto. Quando Zeus si accorse di ciò che stava accadendo, era già immobilizzato. Pazzo di rabbia, il dio pronunciò le minacce più terribili. Ma gli altri dei non gli prestavano attenzione. Erano più interessati a chi avrebbe occupato il trono supremo. La dea Hera, regina dell'Olimpo e leader della rivolta, si considerava la scelta più ovvia per occupare il trono del marito. Ma il trono aveva altri pretendenti. Atena si riteneva la più esperta e rispettabile. A sua volta Apollo credeva che solo il dio del sole potesse portare luce in questa nuova era, mentre Poseidone sosteneva di essere il più potente. Estia fu l'unica a non candidarsi per la posizione. Teti, la ninfa figlia di Nereo, predisse che nell'Olimpo stava per scoppiare una guerra civile. La lotta dei confratelli poteva gettare il mondo nel caos e solo la mano ferma di Zeus poteva evitare tale conflitto. Teti incontrò il potente Briareo, il più grande degli Ecatonchiri, gigantesche creature con 100 braccia e 50 teste. La fedeltà di Briareo a Zeus era indiscutibile ed egli si recò sull'Olimpo. Gli dei rimasero paralizzati di fronte a quella creatura. L'Ecatonchiro spezzò le catene che imprigionavano Zeus. Il dio supremo scagliò un potente tuono che fece tremare tutto l'universo. Gli dei che avevano preso parte al colpo di stato deposero le armi in segno di sottomissione. Questo placò in parte la furia del dio. Hera fu punita per aver guidato la ribellione contro Zeus. La dea fu incatenata e appesa al cielo. Rimase in quella posizione fino a che non giurò solennemente di non ribellarsi mai più contro il marito. Zeus riservò una punizione speciale ad Apollo e Poseidone. Gli dei furono obbligati a servire il re troiano Laomedonte e aiutarlo nella costruzione delle impenetrabili mura troiane.